Oggi giro dei quattro passi, partenza da Canazzei, lo faremo in senso anti-orario, sono una sessantina di chilometri e 2000 metri di dislivello. Siamo appena partiti, siamo ancora prima del bivio tra il Pordoio e Sella, dove io terrò la destra e andrò su a fare il Pordoi. Ho scelto di farlo in senso anti-orario, uno perché è il classico e due perché secondo me le discese almeno la mattina sono al sole, almeno mi evito di sudare in salita e brinare in discesa all'ombra. Ci aggiorniamo dopo. Eccoci al bivio, noi prenderemo la destra per fare il Pordoi, che la Canazzei è 12 km al 6% medio. Eccoci al bivio. Eccoci qua, siamo passati 2100, manca poco più di 2 km. Guardate che bello, si sta aprendo la vista. Sto cercando di salire tranquillo, 200 220 watt, 70-80 pedalate, ma l'altitudine si fa sentire. Sentite le marmotte. Stupendo. Eccoci qua, dopo 50 minuti da Canazzei siamo arrivati al Pordoi. Funivia e il Sas Pordoi. Bello. E il primo è andato. Allora, questa è una delle discese più belle che esistono, perché veramente quella che porta giù ad Arabba è stupenda. Guardate che roba, tornanti perfetti, asfalto stupendo appena fatto, curve in banking, vedete la pendenza, è stupendo. Eccoci ad Arabba e adesso incominciamo a salire verso il passo Campolongo, che sono 5 km che ci porterà poi a Corvara. Allora, peccato che non avevo dietro la GoPro, perché ragazzi questa qua è una delle discese più belle che abbia mai fatto, anche se l'avevo già fatta in passato, ma credo che con la bici, con i freni a disco, veramente forse riesci a staccare dentro nella curva ed è una cosa stupenda. Alla fine, quando manca un chilometro da Arabba, ci sono una serie di tornanti destra sinistra che sono una goduria, con l'asfalto liscio. Sono riuscito a raggiungere 75 all'ora, pensate voi i professionisti quanto riescono a venire giù, passeranno 100 km orari credo, in gara senza problemi. Adesso partiamo, facciamo il Campolongo, seconda salita e poi scendiamo a Corvara. A dopo. Eccoci arrivati al passo Campolongo, il più facile, ma diciamo che comunque alla fine della giornata si fa sentire anche lui, quindi da non sottovalutare. Ed eccoci a Corvara, uno dei posti più belli del mondo. Adesso scendiamo giù e andiamo a fare il Gardena, altrettanto stupendo. Qua molti lo riconosceranno, è la zona della partenza della Maratona delle Dolomiti. Infatti da qua adesso noi andiamo a prendere il passo Gardena e andiamo su.
Ah, hanno fatto addirittura la corsia per le biciclette. Credo che in Gardena sia la salita più bella, ma anche più dura del giro. Ci vediamo quando arriviamo su. Passo Gardena. Stupendo, credo che sia il più bello di tutti del giro. Ci ho messo 38 minuti, sono 8 km da Colfosco. Quindi dai, penultima fatica di giornata. Finita la discesa del passo Gardena, arriviamo al bivio dove possiamo decidere se andare giù, vedete, verso la Val Gardena, oppure noi giriamo a sinistra e andiamo a fare il passo Serra. Quasi arrivati in cima al Sella, ultima salita di giornata. Comincio ad essere un po' stanco, però con questo spettacolo del sasso lungo, dai, non ci si lamenta. Arrivati, passo Sella, dopo 27 minuti, 26. Pezzettino di torta, caffettino e ripartiamo. Eccoci arrivati. Allora, guardiamo il riepilogo. 3 ore 20, 66 km, 20 di media, 73 i rotti chilometro orari velocità massima. È buono, 2000 metri giusti.